Al Festival Exit, deviazioni in arte e musica, protagonista Danzanima. Si è svolto infatti al Castello Svevo di Cosenza Danzanima, un evento inedito inserito nell'ambito del Festival Exit, deviazioni in arte e musica. Danzanima è stato un momento di aggregazione e di conoscenza della nostra cultura popolare attraverso la danza. Un incontro con la tradizione popolare, traghettato da workshop, spettacolo e musica dal vivo adatto a tutte le generazioni. Un percorso formativo ed informativo all'interno di uno dei luoghi più suggestivi della Calabria per proporre al pubblico un momento interattivo per conoscere la nostra identità attraverso uno degli aspetti più affascinanti e coinvolgimenti nel nostro patrimonio, la danza. Quello di Danzanima è stato un viaggio nel patrimonio coreutico, con particolare attenzione a quello di tradizione popolare calabrese. Un percorso pratico e coinvolgente su aspetti morfologici, ritmici e motori, con approfondimenti storici antropologici, partendo dalle manifestazioni coreutiche del Sud Italia. I partecipanti sono stati proiettati all'interno di un percorso che è suddiviso in diverse fasi e luoghi che mirano a mostrare il recupero degli aspetti tradizionali, la riproposta, la reinterpretazione, la funzione sociale che ogni danza ha svolto e svolge tuttora e l'impatto con l'era moderna. Hanno partecipato Emi Vaccari, Antonio Grosso, Ciccio Nucera, Davis Muccari, Francesca Aretano e la compagnia About Tarantella e le Muse del Mediterraneo. L'evento ha previsto inoltre il racconto di Salvatore Braccio e degli Zampognari di Lainò, produttori artigianali di strumenti musicali della nostra tradizione. Veri pezzi d'arte di alto artigianato che hanno ovviamente un legame indissolubile ed unico con l'identità e le danze di un popolo. Un progetto inedito realizzato per Piano B in collaborazione con Calabria Sona e l'artista Emi Vaccari, che arriva da un percorso importante fatto di ricerca, festival, eventi, scuole dedicate alla formazione e alla divulgazione di questi aspetti.